tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Questa sua invenzione. E viva Radio Arcalena. Signori, buonasera e benvenuti alla consueta puntata del lunedì di Radio Racconti Brevi. È con me Maria Teresa, che salutiamo. Buonasera a tutti. E il radio racconto di questa sera si intitola Lager Radio per sentirsi liberi. La musica che è stata inserita come sottosigla è dell'orchestra Nullo Romani e si intitola Speranze. Forse non è stata scelta a caso e vedremo perché. Dobbiamo introdurre l'ospite. Stasera sono molto emozionato perché l'ospite è di caratura internazionale ed è veramente un grande piacere accoglierlo nei nostri studi e come di consueto, ecco, lo facciamo entrare con tutti gli onori del caso.
È con grande piacere che accogliamo nei nostri studi l'ispettore Umberto Stefan Alunni Derrick. Buonasera, ispettore. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera Maria Teresa, ciao. Buonasera, Paolo. Buonasera Umberto. Buonasera. Beh, come andiamo? Va bene, non va bene così? Va benissimo, guarda, parliamo della Germania, neanche il post liberazione, diciamo, ti affranca, diciamo, dalle tue ricerche spasmodiche. Poi ho già pronta quella per mercoledì. No. Quindi te lo dice a me. Però diciamo io, ecco, vorrei iniziare questa puntata importante con una notizia veramente gioiosa, perché secondo me è una notizia gioiosa. Innanzitutto salutiamo Maria Federica, che è già entrata nei nostri studi. Ciao Maria Federica. Buonasera Federica. E poi adesso io... I nostri ascoltatori, che essendo ascoltatori non lo possono vedere, ma tu avrai il piacere di vedere una cosa. Ma questo, guarda, mi dispiace per loro, guarda. Non si vede bene. Ho delle difficoltà a vederlo, non si vede, questo è un problema, veramente. Ecco, adesso posso si immaginare, vede. Insomma. Adesso si vede. Vedo delle orecchie lunghe, grandi. Chi è? È arrivato Topolino. Finalmente è arrivato. Ero preoccupato tanto. Ero a questa parte arriva l'arrotino. ognuno c'ha quello che si merita. Certo, ognuno arriva quello che gli arriva. Ma devo dire ai nostri ascoltatori, sì. No? Ed è opportuno che lo sappiano, perché è importante, no? Che capiscano anche... Beh, per carità. E vai via, grande Federica, tu stai sempre con me, brava. Io vorrei raccontare quello che è successo ieri, una bellissima trasmissione fatta con il nostro caro amico Antonio Mario Zollo, un nostro caro amico che è entrato a far parte della nostra famiglia. Una persona molto colta, una persona che ha onorato la nostra radio con la sua presenza, e lo ringraziamo, l'abbiamo sentito oggi nel ringraziarlo ancora per la bellissima puntata che ha fatto ieri sera insieme a noi, e quindi speriamo di averlo presto nei nostri studi. Quello che volevo aggiungere, che Antonio non sa, perché ieri sera mi hai detto facciamo i seri, e io ho fatto il serio. È stato bravo? Abbastanza. Fino adesso sì. Ecco, ti volevo far capire che ieri sera tu non ti sei accorto di una cosa bellissima. Beh, ero molto concentrato sulla trasmissione. Sì, lo so, una bellissima trasmissione, però siccome abbiamo usato un'altra piattaforma ieri, io non avevo lo sfondo della radio, è vero? È vero, questo è vero. Sì. E in lontananza e dietro di me, io ce l'ho, oggi sono sfondato, ma in lontananza dietro di me c'era una cosa che avresti... Lo vedo, perché ti vedo iconizzato. Sì, no, ma adesso non c'è la cosa, c'è lo sfondo radio, però te lo potrei anche, diciamo, no, far vedere questa cosa, capito? Perché in lontananza... Ah, guarda, te lo stavo per chiedere, infatti... Vedi? Lo vedi? Ecco, guarda. Vedi niente in lontananza dietro di me? Senti, ma è che buongiorno, mi stai facendo rischiare tutto, io non lo sto vedendo, perciò ecco, ma adesso sì. Adesso sì. Di vista, quindi... Ah, è vero, perché c'è la condivisione della nostra console, però se tu, come io ti sto, diciamo, ti voglio star vicino in questo momento, vedi adesso? Dietro di me? Porca miseria, adesso sì, vedo un elicottero. Vedi l'elicottero, ma a fianco all'elicottero che ci sta? Cioè, a fianco all'elicottero c'è praticamente l'interruttore della luce, c'è il deposito di ultima perone. Ecco. Federica, visto, sono riuscito a fargli vedere il deposito di zio Paperone, montato nella sua bellezza. Bene. Vai, allora,
Adesso abbiamo scherzato un po' come è nostro solito, però adesso entriamo a parlare sì, del ci radioracconto vuole, dai, tanto che, insomma. sì, anche perché no, qui non si parla, cioè, si parla di cose interessantissime, ma non sono molto allegre. Federica è contenta. Ha detto bravissimo, vedi? No, no, comunque facciamo una bella cosa, anche perché poi io e te ci siamo visti oggi, tutto oggi pomeriggio, quindi insomma, Ma hai sopportato abbastanza, insomma. non è una cosa facile né per te, ma forse neanche per me, insomma, no? Quindi noi stiamo diciamo, vivendo, no? Dopo diciamo, un periodo intenso diciamo, di frequentazione che Ma tu praticamente te lo insomma, saresti mai riferita ad aspettato argomenti che me vedevi tutti i giorni? abbastanza seri, quindi insomma, Tu mi come? aspettavi che te l'aspettavi che mi vedevi tutti i giorni? Guarda, onestamente no, però insomma, Ci si mi abitua, fa solo insomma. piacere perché Ah, insomma, grazie. è un'amicizia. Bene. Sì, è un'amicizia che è coltivata da tempo, l'avevamo Certo. abbandonata, la stiamo recuperando vorticosamente, diciamo, il tempo perduto, Vorticosamente. no? Eh? Bene, già. Va Troppo bene, dai, tempo va siamo stati bene lontani, così, adesso va te bene ne così. pentirai nel Ma futuro. veramente. Beh, ma adesso basta perché non vorrei dare ai nostri ascoltatori, diciamo, delle idee non Certo, particolarmente non partire correlate alla con le realtà. Insomma, correlate, ecco. certo. Ci vogliamo bene, siamo tanto amici e onesti Certo. appare, come avrebbe detto Dante. Vai, lasciamo stare. Allora, Allora, Lager Radio per sentirsi parliamo? Di liberi. cosa parliamo, amico mio? Allora, Lager Radio per sentirsi liberi. Questo è un radioracconto che, diciamo, non è breve, ma è molto intenso e molto interessante, devo dire. L'ho letto, diciamo, l'ho divorato più che letto, perché quando si parla di argomenti come questi, ci si immedesima un po' in quello che si legge e si ricorda e noi non abbiamo avuto la fortuna di non vivere certi momenti, ma tramite i nostri genitori, tramite i nostri parenti che l'hanno vissuto, viviamo, rivediamo ormai questa la situazione di cui si parla nel radioracconto. Io, prima di dare la lettura, no, a Maria Teresa, vorrei che tu un attimino lo inquadrassi come è nato, perché c'è una storia importante in questo. Sì, c'è una storia ovviamente sulla base dove si appoggia questo racconto. Questo racconto non ha niente di inventato, è un racconto vero, a differenza delle altre volte, no, Paolo, dove sostanzialmente quando parliamo così, di radioracconti brevi, di novelle, ci basiamo su. Beh, magari lei racconto, forse no, però ci basiamo su dei così, qualcosa letto, qualcosa diciamo, insomma, da riviste o roba del genere. Per quanto riguarda le novelle, ovviamente sono cose scritte dove ci sono dei riferimenti abbastanza oggettivi, ma non ci sono storie vere. Questa è una storia vera, una storia di persone diciamo, che hanno sofferto e persone che hanno raccontato, e poi magari questo ne parleremo in seguito. Stiamo parlando del post 8 settembre 1943, perché ci faceva piacere insieme a Maria Teresa e Paolo passare il resto della, insomma, seguire in scia alla trasmissione di ieri sera e creare altre due occasioni di riflessione e di memoria con riferimento al periodo. Che è insomma, culminato, che è sublimato con la liberazione, no? Però prima c'è stata tanta, tanta sofferenza e dall'8 settembre del 43 in avanti insomma, i problemi non si sono consumati solo in Italia, come è stato raccontato dal nostro amico Cartoi, no? Ma anche all'estero. C'è stata, diciamo, la smilitarizzazione di persone, delle persone che non hanno continuato a credere, diciamo, nella Repubblica di Salò, e queste persone sono state internate in alcuni lager, in campi di concentramento, vivendo anche una condizione dignitosa particolarmente sofferente, perché non erano trattati né da nemici, non erano trattati né da prigionieri, ma
si stava lavorando intorno a loro con una guerra, una sorta di guerra psicologica per cercare, diciamo, di demolirne l'umore e la portata. E questo discorso è tanto più, insomma, significativo se si considera che erano persone che avevano un grado, diciamo, di cultura medio-alto, considerando che la maggior parte erano ufficiali. Quindi questo discorso, insomma, se vogliamo, era ancora più acuito. In uno, diciamo, di questi lager, come è successo in tante altre occasioni, si è realizzato un evento, che comunque è un evento che poi, insomma, sarà una bella cosa, sarà un fine, insomma, importante, bello. E questa storia è stata raccontata da una persona che ha vissuto all'interno di questa situazione, dal figlio, diciamo, di questa persona, e poi ne parleremo, se sei d'accordo, Certo, no? infatti era questo che volevo, che tu inquadrassi la questione per poi lasciare adesso a Maria Teresa l'onore e l'onere della lettura. Questa sera, perdonatemi, ma dato l'argomento, non gioco, ma andiamo direttamente alla lettura. Gli appassionati di radio e di vita militare prima o poi finiscono per confluire idealmente nel centro Europa, in qualche lager dove durante la Seconda Guerra Mondiale si sono consumate pericolose ed affascinanti storie di ascolto clandestino. La suggestione aumenta considerando situazioni in cui le radio o parte di esse erano autocostruite all'interno dei luoghi di internamento con mezzi di fortuna. La più conosciuta di tutte è Radio Caterina, della quale esiste ampia documentazione. La continua ricerca in questo inesauribile mondo mi ha portato a conoscere un collega di lavoro, Pierluigi Cerbai, figlio di Guido, ufficiale internato in vari lager dal 1943 al 1945. Suo padre partecipò attivamente alla costruzione di Radio Caterina. Oltre al comandante Brignole, vera e propria autorità all'interno del campo, ebbe modo di conoscere Giovannino Guareschi, ma anche Alessandro Natta e Gianrico Tedeschi, rispettivamente futuri politico e attore. Guido incontrò Ugo Dragoni, a cui fa riferimento la radio oggetto del presente racconto. Verosimilmente si frequentarono anche dopo la guerra in ambienti associativi. Ugo si diede molto da fare per documentare la vita all'interno dei lager. Tramite Pierluigi sono venuto in possesso di un suo dattiloscritto dell'ottobre 1971 con una dedica di suo pugno. Memore ricordi di giorni durissimi, saluti affettuosi. Gennaio 1972, Ugo Dragoni. Abbiamo modo di ritenere che l'avesse regalata a Guido. Il documento descrive con eccezionale lucidità e dovizia di particolari, la storia di una radio quasi umanizzata tra gli ufficiali internati. Un apparecchio che, contravvenendo alle rigide disposizioni dei lager tedeschi, funzionò dal 1943 al 1945, riuscendo a ritornare in patria, collegato al destino di 24 ufficiali tempo per tempo protagonisti, individualmente o in gruppo, di episodi drammatici e sempre molto rischiosi. Con il passare del tempo, la presenza della radio nel campo di prigionia era accertata. L'apparecchio, alla stregua di un'ambita preda, era braccato giorno per giorno fino a cadere, per fortuna inconsapevolmente, nelle mani delle Gestapo.
La storia ha inizio l'11 settembre del 1943, quando diverse centinaia di ufficiali da internare aspettavano di passare il controllo per entrare nello Stalag 18-17B a Kaiser-Steinbruck, in Austria. Intanto si stava diffondendo il panico perché si aveva notizia che i tedeschi avrebbero sequestrato ogni ben di Dio, liquori, sigarette, cibarie, macchine fotografiche, apparecchi radio e quant'altro di valore. Durante l'attesa fecero sparire quanto possibile, specie i liquori e le cibarie con eque ripartizioni. Era impressionante la pila di materiali accumulati nell'accertamento, tra cui tante radio. Dragoni incontrò il tenente Bacicchi del 74esimo Fanteria Lombardia, già conosciuto a Pola, tenutario di una radio. Raggiunsero un accordo sommario per occultarla e provare a portarsela dietro all'interno del campo. Al termine dell'internamento, il tenente sarebbe ritornato proprietario dell'apparecchio. Con la complicità di una confusione provocata spontaneamente dagli ufficiali in coda, la radio entrò furtivamente. La facilità di ingresso fece acquisire al gruppo degli internati un certo ottimismo che raggiunse il suo apice il giorno successivo, quando riuscirono a sentire Radio Londra. Purtroppo, il tenore delle notizie gliene fece rilasciare subito una gran parte. I nazisti avevano occupato tutta l'Italia e ciò significava, benché fosse andata, il prolungamento della permanenza negli Stalag. Intanto la radio svolgeva il suo compito, non rendere brutti, come avrebbe commentato più tardi Giovannino Guareschi. Gli italiani non erano considerati prigionieri di guerra e si lavorava molto affinché crollassero psicologicamente, mentre gli altri ufficiali europei avevano la fuga come obiettivo. Loro avevano la resistenza utilizzando qualsiasi mezzo, pur nella clandestinità. Autodisciplina, lettura, igiene personale, lezioni universitarie, spettacoli teatrali, acquisire informazioni dall'esterno. A questo pensava la radio di Bacicchi, amorevolmente adottata dal gruppo di Dragoni e ribattezzata GEA. Nel suo documento Dragoni la scriverà sempre in maiuscolo come il nome proprio di una persona. Nel dattiloscritto si dice solamente che è un apparecchio a 5 valvole di marca tedesca AEG. Non si fanno ulteriori riferimenti alle sue caratteristiche tecniche. Utilizzando questi pochi elementi certi, virtualizzandone altri, ho provato a dare a GEA un volto ed una sua possibile plasticità. Analizzando la produzione di radio AEG a 5 valvole nei 5 anni precedenti al 1943, ho individuato 11 modelli, di cui 9 con informazioni complete: 69 W, 679 WK, 709 WK, 56 GW, 56 W, 58 W, 68 W, 79 WK, 430 WK. Considerando anche il mobile, ingombravano mediamente 60 centimetri cubi, con un peso medio di 14 kg. Non è dato sapere se la radio, nella sua clandestinità, avesse mantenuto l'involucro. Certo è che nei suoi spostamenti aveva comunque bisogno di una copertura protettiva per evitare che le preziose valvole e la membrana dell'altoparlante si potessero rompere. Per nasconderla è stata sotterrata. Anche sotto un metro di sabbia. In tal caso,
L'ingombro sarebbe diminuito notevolmente, ma non il suo peso. Da Kaiser Steinbruck il gruppo fu trasferito a Pryzmil, in Polonia, e vennero sistemati al campo Pikulik. Nel frattempo l'ascolto si stava facendo più complicato perché qualche ufficiale inneggiava canzoni del regime fascista. Da Gea si ascoltavano le solite notizie. In Italia nulla di nuovo, mentre i russi avanzavano troppo lentamente. Intanto una commissione fascista faceva visita agli ufficiali per convincerli ad arruolarsi nell'esercito repubblichino. Lo scouting procedeva senza troppo clamore. L'ascolto continuava tra un'ispezione e l'altra. Gea si muoveva tra le stanze, il trincerone e gli altri ambienti in cui era possibile occultarla. Il tutto accadeva con la stessa dinamicità di un asso nel gioco delle tre carte. Si prendeva quasi sempre Radio Londra fino alle 20 perché dopo la corrente elettrica veniva staccata. Invano si ricercavano le altre stazioni di potenziale interesse per il gruppo, esempio Radio Bari. Nel frattempo i russi si stavano avvicinando e i campi di Pikulik e Neripka vennero chiusi. Prossima destinazione, Lager di Kustrin, dopo un viaggio di 3 giorni dentro un carro bestiame. In questo campo la permanenza era tranquilla. L'ascolto di Gea avveniva con regolarità, non scalfito neanche dalle frequenti perquisizioni della Gestapo, soprattutto nel vicino campo dei prigionieri russi. Si venne a conoscenza della presa di Roma e dello sbarco in Normandia, alimentando la fiammella di quell'ottimismo che si stava facendo sempre più flebile. Il 6 agosto il campo di Kustrin venne sciolto e il gruppo si trasferì a Sandbostel. Dragoni riuscì a portarsi dietro la radio con scioltezza, essendo incaricato del ritiro e spedizione dei bagagli. Non si sa come, ma nel campo si diffuse la notizia che era arrivata una radio di Kustrin. Il fatto non faceva clamore più di tanto perché si aveva notizia dell'esistenza di altri due apparecchi, Mimma e Teresina. Riferendosi a Radio Caterina, Dragoni scriveva: più tardi, nel novembre 1944, il gruppo Olivero Martignago riuscirà addirittura a costruire una radio ad una valvola che funzionerà regolarmente fino alla liberazione. Si sfiorò la tragedia quando la radio, nascosta su una cassa, fu sequestrata pur nella inconsapevolezza del suo contenuto. Qualcuno del gruppo, con grande scaltrezza, vi mise il nome di un ufficiale italiano non più nel lager. Ciò per evitare ripercussioni qualora avessero trovato la radio. Qualche giorno dopo, con un'azione da manuale, l'apparecchio fu riconquistato e riportato alla baracca numero 63, dove venne seppellito sotto 1 metro di sabbia. Un altro momento terribile fu qualche giorno dopo, quando il sergente della Gestapo Schulz, promosso qualche giorno prima per aver scovato una radio clandestina, quella del tenente Lombardi, varcava la soglia della baracca proprio quando il gruppo era in ascolto. Si mise a fissare la lampada con lo sguardo in assoluto silenzio. Nel frattempo, l'ufficiale più vicino alla radio ridusse il minimo il volume, evitando il rumore dell'interruttore, e la occultò. Ancora una volta, Gea era in salvo. Schulz se ne andò sbattendo la porta con il comportamento tipico di chi, pur sapendo di andare a colpo sicuro, non era riuscito nell'intento. Per evitare problemi, Gea venne portata nel magazzino attrezzi della baracca dei soldati italiani facenti capo al capitano Giacobbe. Alla fine del 1945, il campo italiano di Sandbostel venne sciolto e quasi tutti i prigionieri trasferiti a Winzendorf
si disperse anche il gruppo di dragoni e cinque di loro vennero trasferiti a Fellingbostel. L'apparecchio venne fatto uscire dalla cucina per il tramite del capitano Vitale. Nel nuovo campo il soggiorno era durissimo, ma la facilità di ascolto ne alleviava il peso. Fu possibile ascoltare le più importanti emittenti ed essere sempre costantemente aggiornati. Dopo la liberazione avvenuta il 16 aprile, Gea si rendeva ancora utile perché con tutte le notizie ascoltate veniva compilato l'informatore quotidiano che aiutava i prigionieri liberati ad attendere con più pazienza il ritorno in Italia. Il 4 settembre Gea arrivò felicemente a Firenze e dopo qualche settimana, come convento nello Stalag 17B a Kaiser Steinbruck, in mano al suo proprietario, il tenente Bacicchi. Conservato come cimelio della prigionia tedesca, testimone di situazioni a dir poco complicate, la sua fama si infranse negli scogli dell'alluvione che colpì Firenze nel novembre del 1966. L'apparecchio subì danni ingenti, non ci è dato sapere di quale entità. La sua fama, però, è rimasta intatta. Come in altre situazioni della specie, l'impossibilità di toccarla, percepirla, ne aumenta il valore tipico di chi non c'è più, ma fatto in tempo a curvare i destini di uomini coraggiosi con tanta voglia di vivere ed affermare i propri ideali. Leggendo altre storie, sembra quasi che l'alluvione a Firenze, contrariamente al diluvio universale, abbia contribuito a valorizzare tutto ciò che ha distrutto, conferendogli una sorta di mitizzazione. Questa è la storia di Gea e della sua contestualità con Radio Caterina nel lager di Sandbostel. Sono particolarmente grato al mio collega Pierluigi Cerbai che ha messo a disposizione il prezioso materiale documentario e per essere stato ospite dell'Aire Toscana nella sede di Calenzano lo scorso 4 dicembre. In quell'occasione ha restituito agli associati una serie di informazioni apprese in merito a Caterina e Gea, con la stessa passione di quando, da bambino, le ascoltava da suo padre, ben conscio di avere a che fare con un eroe vero. Bene, abbiamo ascoltato questo bellissimo racconto fatto di testimonianze reali e che ha poi, diciamo, il sapore delle belle storie che spesso Umberto ci propone e che all'interno ha la verità di una vita vissuta in momenti terribili. Umberto, allora, adesso abbiamo sentito il racconto e approfondiamolo un attimo. Io poi, se tu vorrai, ho anche il messaggio di Radio Londra, no? Che avevamo preparato per un'altra occasione, che però mi è parso giusto di mettere questa sera pronto per l'ascolto. Aspetto solo un tuo cenno per mandarlo. Credo che tu abbia il microfono chiuso. Eccoci. Eccoci qua. Ci siamo? Sì. Quindi chiedo scusa agli ascoltatori. Ecco, dicevo, prima di parlare di altre cose, fissiamo qualche curiosità, dai. Facciamo così, almeno, diciamo, alleggeriamo un po' il Certo. peso di una storia che ha un carico emotivo importante, però ho ritenuto opportuno non alleggerirla più di tanto, perché poi avrebbe perso il valore che, insomma, avevo piacere potesse conferirti. E soprattutto anche un ulteriore ringraziamento al mio amico e già collega Pierluigi, perché, insomma, ecco, come ha puntualmente evidenziato Maria Teresa nell'ultima parte del racconto,
Non solo mi ha messo a disposizione quel manoscritto che per me è molto prezioso, prezioso da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista, cioè, per il motivo per cui è nato, diciamo, da una profonda amicizia, da intenti con questa persona che, insomma, parlava del padre veramente con la coscienza di avere a che fare un eroe, un vero eroe, non un eroe di carta, ma insomma un eroe vero. E questo discorso è talmente reale perché questa storia, oltre ad essere, diciamo, così colta da questo manoscritto che è passato da Dragoni al papà di Pierluigi, ma è inserito, diciamo, una bellissima, bellissima raccolta promossa dall'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, dove su un argomento che è il naufragio della motonave Paganini 75 anni dopo, inserisce le storie di artiglieri raccolte e documentazioni della memoria alla carta. E quindi praticamente all'interno di questa raccolta bellissima, dove ci sono tante storie simili a quella che ha raccontato Pierluigi, c'è un bellissimo spaccato che parla dei Cerbai, del colonnello Cerbai, Guido Cerbai, e questa immagine di grandissimo interesse. Adesso, fermo restando questo aspetto, ecco, volevo puntualizzare alcuni aspetti. Gea, come è stato detto, come credo si possa immaginare, l'anagramma di Aeghe. Quindi, quando i militari parlavano della radio, non dicevano Aeghe oppure la radio, per ovvi motivi, anche perché c'erano degli insider, c'erano delle persone che erano pronte a fare la spia. Quindi si parlava di Gea, quindi nome, insomma, nome femminile, ma al tempo stesso anagramma di Aeghe. C'è un altro aspetto riferito alla Schulz, diciamo al tedesco Schulz, no? Come avete colto, quando si dice che quando è entrato nella stanza fissava la lampada, no? Ecco, allora fissare la lampada e stare fermo non significava emulare Verdone, no? Quando guardava con gli occhi per aria, ma significava, credo, diciamo, da elettricista, che è una mia passione, significava provare a cogliere, a verificare se ci fossero differenze di tensione legate all'assorbimento delle valve. Nella sostanza, guardando la lampadina, poteva riuscire a capire se c'era attaccata una radio, per essere chiari. Certo. Questa cosa non è stata scritta, non è stata, diciamo, perché era un po' un tecnicismo che probabilmente non avrebbe, si dice, inserito pathos in quel momento. Però mi fa piacere così condividere con voi, con gli altri ascoltatori, una mia sensazione, mi ripeto, non era assolutamente scritto il motivo, però questo potrebbe essere il motivo. Se fissi la lampadina, se ci sono degli assorbimenti importanti, la lampadina ovviamente diventa più fioca o meno fioca. Poi un altro aspetto che devo dire, questo articolo, questo, insomma, questo racconto è stato inserito all'interno della scala parlante numero 6 del 2018, quindi l'ho scritta 3 anni fa. La scala parlante è l'Ausorgan, insomma, la rivista ufficiale di Aire, no? Associazione Italiana Radiotepoca, che era una delle nostre patrocinanti. Mi faceva piacere, ecco, fare queste puntualizzazioni perché credo, insomma, sia assolutamente opportuno e possa essere può essere gradito, diciamo, ai nostri ascoltatori. E poi, come facendo, diciamo, il proseguio della chiacchierata di ieri sera sulla libertà insieme ad Antonio, purtroppo sappiamo perfettamente la motivazione per cui i nostri soldati ricercavano disperatamente Radio Bari, Eh già. perché Radio Bari era troppo
vicina agli eventi, agli accadimenti che stavano raccontando, che stavano, diciamo, colpendo l'Italia, quindi avevano un grandissimo interesse ad ascoltare Radio Bari piuttosto che magari Radio Londra, che per quanto fosse, diciamo, la BBC, insomma, fosse assolutamente oggettiva, figlia, diciamo, del governo dell'asse anglo-americano, però, insomma, magari poteva avere anche delle verità curvate, no? Non certo, diciamo, si poteva aspettare la fragranza, l'oggettività e la particolarità che Radio Bari invece stava ispirando. A questo punto stiamo parlando di Radio Londra, amico mio, E che quindi facciamo? direi che potremmo far sentire Radio Londra. È da ieri che la tengo in caldo e adesso Sì, la poi magari sforniamo. raccontiamo. Sì. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ecco qua, abbiamo sentito Radio Londra. Chiaro, sarebbe bello scoprire che erano tutte Allora, queste cose. questo era uno dei tanti comunicati di Radio Londra. Beh, credo sia chiaro, no, Paolo? Cioè, infatti, felice non è più felice. Peccato per lui. Mi dispiace che te devo fare. Giacomone che Aveva pochi bacia motivi, Maometto, me l'avevi spiegato pochi questa. motivi per essere. Giacomone che Allora, bacia Maometto. per quanto ovvio, vabbè, sai, diciamo per quanto ovvio, questi messaggi erano tutti messaggi in codice e chi li ascoltava sapeva perfettamente a cosa, diciamo, Radio Londra si riferisse. Chi Senti bene, senti bene quello che ti si lancio riferisse? Ecco, adesso. c'era il. Come? Senti quello che ti lancio adesso. Beh, con la quinta di Beethoven. Con la quinta di Beethoven, certo, qui no, ti ringrazio, sei gentilissimo perché Certo. insomma, è un assist fortissimo. Quindi raccontiamo ai nostri ascoltatori che cosa significava questo bom 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 bom, questa, no, questa, che sì, è la quinta di Beethoven, ma cioè inizia la quinta di Beethoven, però è anche un'altra cosa. Chi conosce l'alfabeto Morse saprà che punto, 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 linea, cioè bam, 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 significa V, cioè è l'espressione della lettera V, che è praticamente richiamava la V di Vittoria, che era spesso, pressoché sempre, diciamo, enunciata da Churchill quando appariva in pubblico, no? Prendeva l'indice, il medio, lo alzava in aria e quindi praticamente evidenziava la lettera V, quindi Radio Londra, che era l'espressione appunto dell'asse anglo-americano, scimmiottava, scusate il termine ma non mi viene un altro, oltre che chiaramente, insomma, la quinta di Beethoven in chiave ufficiale, ma voleva richiamare anche Churchill con la sua lettera V, richiamando appunto V dell'alfabeto Morse. Un po' come Viva Verdi, diciamo, di qualche decennio prima, no? Quando ovviamente Verdi significava Vittorio Emanuele, re d'Italia. Insomma, Senti il comunque, ecco, maestro? questi giochi di parola, Sentite? come? No, sentite il maestro in questo momento? No, vedevo Maria Teresa. Sono la quinta elementare, quindi. No, questo è quinta elementare o di quarta elementare. Adesso non ricordo bene, ma insomma siamo lì.
Diciamo, c'ho buon ricordo, ecco. Chi era, chi parlava su Radio Londra? Parlava il colonnello Stevens, che era una persona veramente molto colta, molto particolare, e era una voce calda, perché insomma tutta la maggior parte delle persone lo aspettava, lo anelava, come mio nonno, il colonnello Bernacca, insomma, quindi aveva, ognuno Giusto, aveva le sue, no, i suoi miti, e i suoi fan. poi adesso io sto, mi No, immagino. sì, il colonnello Bernacca, perché anche lui era colonnello, insomma, Certo, sono venuto così perché giusto. insomma stiamo parlando di persone colonnello. Un'altra particolarità, no? Perché è stata, diciamo, molto ben pennellata da Maria Teresa, però forse è la pena, diciamo, di raccontare un altro aspetto. Ma come mai queste persone si occupavano, diciamo, di autocontrollo, di lezioni di filosofia, teatro, ovviamente tutto in maniera abusiva, no? Certo. C'era, diciamo, una trama, una rete dove chi aveva magari conoscenze di filosofia le enunciava di nascosto, e faceva attività di formazione, di informazione, e così via, in una sorta di loop, diciamo, virtuoso, dove c'era un must, cioè c'era una chiave di lettura in tutto questo: sopravvivere, resistere, come è stato ben raccontato. Dovevano resistere perché c'era una continua sfida alla demolizione, diciamo, della propria dignità, che portava insomma, a fenomeni di autolesionismo molto molto frequenti. Questo, insomma, credo sia abbastanza chiaro, insomma, ecco. E soprattutto c'era la fortissima insidia di chi faceva scouting, cioè si faceva scouting, cioè faceva, riusciva, cercava appunto persone per poterle arruolare nell'esercito repubblichino, e quindi non si sapeva chi c'avevi vicino, ti dovevi fidare fino a un certo punto. Quindi, insomma, c'era tutta una situazione così complessa, dove l'autolesionismo poteva rischiare, diciamo, di vincere sul presupposto di poter Certo. resistere. Oh, in No? mezzo a tutto questo che hai enunciato tu, chiaramente le atmosfere che abbiamo sentito nel radioracconto, le paure, le speranze, tutti i vari sentimenti, no, che circolavano all'interno del lager, al centro di tutto ciò c'è una radio. E questo, diciamo che nelle nostre puntate, ormai da qualche mese, facciamo, insomma, mettiamo in onda, possiamo dire che la radio diventa il fulcro di storie anche molto serie, nel senso, come in questo caso. E la radio, che è uno strumento di divulgazione, come abbiamo detto anche ieri, che è uno strumento di informazione, che è uno strumento anche di, in questo caso, di clandestinità, perché trasportava, no, messaggi anche cifrati, come abbiamo sentito su Radio Londra, no? La radio praticamente è il mezzo, è l'ancora di salvezza per tutte queste persone. Quello che mi piaceva anche chiederti, Umberto, noi abbiamo parlato, no, di Radio Caterina, abbiamo parlato di Radio Cora, di tutte queste, poi abbiamo parlato ieri di Radio Bari, no, che quindi, come abbiamo anche stasera, però ieri l'abbiamo affrontata in maniera molto più approfondita. E ieri proprio facevamo insieme ad Antonio parlavamo, per esempio, dello studio di Radio Bari come l'isola felice per tante, no? Per tutti quelli che volevano combattere con la propria voce e quello che stava accadendo, no? E quindi dando speranza a chi stava fuori, a chi combatteva. E quello che mi piaceva chiedere a te, tra le varie esperienze radio che abbiamo raccontato, no? Qual è quella che ti colpisce? Io ho la mia, però voglio sapere qual è la tua. Quella che ti colpisce di più?
Qual è l'esperienza, qual è la storia che ti ha, che ti appassiona di più e che ti to che tocca più le tue corde? Allora, ce ne sono molte, no? Ce ne sono molte. Se noi guardiamo la radio come un complesso di valvole, di elettricità, eccetera, eccetera, probabilmente continueremo a girare intorno all'argomento senza poterci dare una spiegazione. E quindi si ricomincia da capo il giorno dopo. Se invece parliamo della radio come un elemento che assicura il collante tra persone, no? Come qualsiasi altro strumento, allora magari le cose diventano un po' più facile. Perché per me, posso dire, se un imbuto, dico una battuta, ma insomma, se un imbuto potesse assolvere la funzione della radio, quindi mettere in comunicazione tra me e te, io preferirei l'imbuto. Se io e te in questo momento, se dovessi, cioè, per parlare, abbiamo bisogno di un computer, per me il computer è un elemento importante, ma non è un elemento importante il computer. È un elemento importante perché mi mette in contatto con te. Quindi volevo dire, questo diciamo era per poter, come si dice, raccontare, per poter cercare di additare o di individuare quella che è, diciamo, la storia che mi è piaciuta di più. Avevo ne ho due che in qualche modo mi fanno piacere. Non racconto, una è quella che piace a te, evito. La seconda. Credo perlomeno Sì, bravo, l'hai la capito bene. seconda una radio diciamo vabbè insomma che sta verso Firenze Eh già. ma invece per quanto mi possa riguardare la cosa che a me è piaciuta di più che è rimasta più impressa è un qualcosa che verrà raccontato mercoledì. Quindi magari se sei d'accordo ci rifacciamo una domanda mercoledì Sì, e ti dirò che certo. magari l'argomento oggetto di mercoledì è quello che a me personalmente intriga di più per un motivo molto semplice, perché ha in qualche modo stressato le persone fino all'inverecondo, fino al limite, proprio per poter ottenere quel famoso imbuto che ti raccontavo. Sì. E quindi a mio avviso quella è la strada più bella, è la strada più bella perché in qualche modo ha costretto le persone, consentendo loro di riuscirci, in un modo meraviglioso. E quindi se sei d'accordo ne va bene. Assolutamente, ne parliamo mercoledì. Adesso invece voglio Adesso la stuzzicare. domanda è a te, aspetta, la tua storia, qual è la storia che ti è piaciuta di più? L'hai detta quella che sta vicino a Firenze, mi fa ridere. Non ho detto Ne hai niente, detto non ho niente, parlato, no, non ho no, no, detto ce lo sai assolutamente perché te tra l'ho me sempre e te. È un detto, te l'ho discorso sempre. subliminale, è un discorso Sì, tra me certo, e te, dai, su. lo sai qual è quella che mi è piaciuta di più, te l'ho detto tante volte, è la mia Io lo so, radiocora. i radioascoltatori devono È saperlo. Radio Cora, ma lo Certo. sai che è quella che mi piace di più, anche perché coinvolgeva una serie di persone, no? In maniera spontanea, organizzata e spontanea. E poi il finale ha veramente sai, io sono un po', mi piace, sono un romanticone, sono anche uno che gli piace l'eroe, però l'eroe è quello piccolo. Il piccolo nel senso, no, l'eroe al condottiero, quello che lavora dietro le quinte, capito? Un po' come il papà dell'amico tuo. Sono questi gli Certo. eroi che a me piacciono. Quindi Radio Cora è una delle mie preferite, ce lo sai. E quindi ecco, invece adesso vi faccio una domanda bella io, ecco, così che voglio stuzzicare la tua grande capacità di ricercatore. Qui tu hai sciorinato 11 modelli di Aighè. Adesso ci spieghi bene come hai fatto questa ricerca, perché secondo me è importante anche capire come si lavora. Sai, dice, io sono uno storico, no, prendi il libro in biblioteca, qui hai messo insieme le valvole tu. Cioè, voglio dire, hai fatto un discorso proprio, cioè, valvola, per ricreare, insomma, per capire qual era il modello.
Sì, no, beh, avevo pochissimi elementi, avevo pochissimi elementi, diciamo, il peso, diciamo, di questa radio che andava oltre 10 kg, ma questo non mi ha aiutato tantissimo perché in un passo che cosa ho detto? Io non sapevo, cioè ho il sospetto che la parte di legno non sia presente, no? La Certo. parte, diciamo, del legno esterno non Sì. sia presente perché chiaramente non poteva essere facilmente nascosta. Al tempo stesso però dovevo avere una protezione, Mauro, perché le valvole stando fuori possono, cioè, con i miei bruschi, no, possono, e magari messa di qua, messa di là, possono essere rotte. Le valvole erano, cambiarono, se si rovinava una valvola o l'altoparlante, avevi finito. Certo. E quindi avevo, diciamo, questi ingredienti, 5 valvole, no, un peso e la data, diciamo, di produzione, che poteva essere, diciamo, da T con zero, diciamo, quindi 1943 a 5 anni prima, 4-5 anni prima, no? Certo. Quindi ho fatto una ricerca e avevo la marca, quindi Aeghe, produzione dal 38 al 43. Questa è una presunzione assoluta che ho ipotizzato io, no? Perché Certo. magari, insomma, ecco. E poi praticamente, diciamo, i 5 valvole. Quindi sono andato, ho ricercato, ho, insomma, degli archivi, diciamo, che riguardano anche la Aeghe, e sono andato a vedere, diciamo, quelle che potevano rispondere, e ho trovato 11 modelli ecco. Ecco, di questi 11 modelli, cioè 9 erano, diciamo, avevano le informazioni complete, e ne ho riportate solo le 9, piuttosto che gli altri due non avevo tutte le informazioni complete. Ecco, devo dire, anche scusandomi con i radioascoltatori, che questo articolo ha anche dei connotati un po', forse anche un po' troppo tecnici, no? Però ricordo che è scritto per una rivista, La Scala Parlante, che è praticamente l'ausorgan di Aire, quindi si dà per assodato, no, che chi legge magari abbia una minima impostazione di base per poter comprendere un po' questi aspetti e queste cose, però magari Certo. agli occhi dei più potrebbe apparire un po' dispersivo. Quindi me ne scuso, ma ho preferito lasciare tutto quanto piuttosto che magari fare dei tagli che avrebbero magari potuto irrigidire il senso della lettura. Quindi questo è un po' il discorso, Paolo. Ho trovato Bene. queste 9 e io sono assolutamente convinto, e di questo ho avuto anche la certezza di alcune persone, che poi alcuni, insomma, associati Aire, che poi mi hanno telefonato e mi hanno anche confermato. Poi è nato un po' un piacevole, come si dice, dibattito, no? Dove qualcuno dice: Sì. no, ma secondo me è la 69W, oppure no, è la 679, e così via. Insomma, questi sono aspetti tecnici particolarmente noiosi che magari No, lasciamo certo. stare. Però c'è un Allora. aspetto importante, no? Tu immagino una radio del genere, con un altoparlante del genere, sotto un metro di sabbia, Già. sicuramente deve essere in qualche modo protetta, ci deve essere qualcosa sopra per preservarne la componentistica. E questo, insomma, credo che abbia impegnato moltissimo i nostri amici militari. Eh sì, anche se poi chi ci ascolterà mercoledì vedrà un altro tipo di impegno che è veramente, io ho letto questa, che è veramente eccezionale. Comunque, vabbè, lasciamo il dubbio per mercoledì. Adesso, quello che mi incuriosiva, prima ti No, lasciamo il concludo. dubbio, diciamo solo un aspetto, no, su questo discorso, che dovremmo sicuramente dire, e quello che andiamo a raccontare è successo a me, si può andare, no, a crederlo, insomma, ecco, Certo. diremo che è una novella che ha, ovviamente, insomma, una storia un po' subliminale, però, diciamo, no, il fondo è vero, È ma magari vero, certo. lo racconteremo meglio, eh? Sì, certo. Adesso l'ultima cosa che ti voglio chiedere prima di chiudere, perché il tempo è tiranno. Questa radio, ma non ho capito bene il finale, è stata distrutta dall'alluvione o è stata danneggiata? Sì, Perché
Cioè, quindi non esiste più. Ironia della sorte, ironia della sorte, se ne sono perse le tracce, perché poi è stata restituita a chi l'aveva prestata, no? All'inizio, ricordi, c'era proprio, diciamo, Il patto, no? Uno scambio, uno sì. scambio, diciamo, no? Di chi è. Un patto, no? Si diceva te la prendi, poi era il tenente Bacicchi che incontrò De Dragoni e ha detto poi me la ridai. E questo avvenne, solo che praticamente sia notizia che il diluvio, come dicevo, parte da romanzata finale, che il sì, diluvio, l'alluvione, L'alluvione, scusa, cioè che non arrivavo mai. l'alluvione ha... Sì, no, è già. Poi diciamo sul Allora, collabro, dove ero? Sì, l'arca. un attimo. Avrebbe avuto difficoltà perché poi sul monte sarebbe era un po' fuori mano. E praticamente si è appreso che praticamente è stata colpita, diciamo, dall'alluvione e ha subito ingenti danni. Quindi anche nello scritto c'è proprio scritto che ha subito ingenti danni, però poi non si sa, che dice porca miseria, è rotta del tutto, la butto via, oppure che è successo. Comunque, diciamo, oggi di quella di Igea, non, oggi Igea non c'è più, quindi non una cosa è certa, oggi non c'è più, e che dall'alluvione che ha avuto, diciamo, ingenti danni. In mezzo ci può essere stato un recupero parziale, una volontà di averla sputtare via i ricordi. Questo non lo so, non l'ho scritto perché non lo sapevo. Anche perché probabilmente Gia invece ci sta ascoltando questa sera e dice: ah, io, voi pensate che non ci sono più, invece sono qui. Una carrambata a Ma Radio glielo auguriamo Ameria. con tutto il cuore, Ad insomma. Ameria Glielo Radio auguriamo. facciamo una carrambata, arriva Gia. Bene, allora, Non sarebbe male. andrebbe male. Allora, siamo arrivati a conclusione, quindi io, come al solito, prima saluto Maria Teresa. Buonasera Paolo, buonasera Umberto, buonasera ai nostri radioascoltatori. Senti con che tono aulico stasera. Bene, Bene, bene. adesso lascio a te la conclusione come di Teresa, non sarai consueto. mica stanca, non sarai mica stanca Mai, mai, No, è Highlander. E poi è in piena forma, quindi stiamo veramente bene. Benissimo, benissimo. Ecco, allora, saluto io anch'io i radioascoltatori e lascio la conclusione al nostro caro Umberto. Bene, allora, grazie, buonasera, un abbraccio forte come tutti i lunedì sera, sia Maria Teresa, Paolo e radioascoltatori, e magari, ecco, questa sera non concludo perché credo che le conclusioni le abbia fatte Maria Teresa nell'ultima parte del racconto, quando ha parlato, diciamo, dell'eroe vero, riguardo al papà di Pierluigi. Io do semplicemente appuntamento a mercoledì prossimo, perché in quell'occasione concluderemo il racconto della radio, dell'influenza della radio nel periodo dal 43 al 45, ancora una volta al di fuori dell'Italia. Buonanotte a tutti. Signor Marconi, facciamo un urrà per le invenzioni che al mondo le dà, per i mille suoni che escono di là, per questa gran novità. Con una cuffia. Ameria Radio ha presentato Radio Racconti Brevi, rubrica settimanale con Umberto Lunni e Paolo Pellegrini. Questa sua invenzione. Evviva!